Una bella serata di sport e impegno sociale. Ieri sera allo Stadio San Paolo le gesta della nazionale di Prandelli si sono incrociate con messaggi simbolici importanti che attraverso gli striscioni sugli spalti hanno portato l'attenzione in diretta nazionale contro la terra dei fuochi e per le bonifiche dei terreni inquinati della Campania e l'appello per la liberazione di Christian, l'attivista napoletano di Greenpeace ancora prigioniero in Russia. Innanzitutto bello che ancora una volta Napoli protagonista con lo sport, insieme allo sport, la partita dell'Italia che ritorna a Napoli, segno che stiamo puntando su moltissime iniziative sportive. Poi belli anche i messaggi per la legalità, l'iniziativa di Quarto sulla terra dei fuochi, una nazionale molto sensibile ai temi sociali del nostro territorio. Per noi è una cosa importante, a dimostrazione che Napoli sta facendo tanto. Nonostante non sia arrivata al 90° la vittoria dell'Italia, applauditissimo dai circa 20.000 spettatori presenti e protagonista della serata in campo, l'attaccante napoletano Lorenzo Insigne. È una grande emozione giocare a San Paolo con la maglia della nazionale. Sono molto contento, un po' rammaricato per i gol, l'importante è non aver perso. Comunque sono stati 2 giorni importanti, siete stati a quarto, la nazionale non è solo calcio ma anche sociale. Sì, siamo stati vicini a quella gente. Abbiamo dato, tanti ragazzini erano contenti, l'importante è che sono rimasti contenti tutti.